Benvenuti a Torino Web News, sta arrivando il Natale e tornano i mercatini di Borgo d'Oro che anche quest'anno, come ormai consuetudine, scopriamo insieme. Dodicesima edizione per il mercatino di Natale, capace di creare un evento ricco di atmosfera fra chalet e bancarelle con il meglio dell'oggettistica natalizia piemontese, italiana e straniera. Nelle aree di Borgo d'Oro, pregiati manufatti artigianali e prodotti enogastronomici provenienti da 14 regioni italiane e 8 nazioni estere creano un percorso di forte aggregazione e attrazione per famiglie, gruppi di amici e turisti. All'interno del mercatino sono ospitate bancarelle per giornate della solidarietà assegnate alle associazioni Onlus per promuovere e sensibilizzare i progetti futuri e in corso. Anche quest'anno viene ospitata la giornata nazionale di Telethon con un nutrito programma di musica e balli, a cui prende parte un complesso proveniente da San Donà di Piave che esegue musica etnica tradizionale regionale italiana. E poi laboratori di presepistica artigianale, di pasticceria e cioccolateria e un viaggio affascinante nella scoperta del vetro soffiato. E qui dalla sala del presepe elettromeccanico vediamo adesso quali sono gli appuntamenti d'arte e musica dei prossimi giorni. I mercatini di Borgo d'Oro fanno parte della rassegna Natale con i fiocchi che giunge quest'anno alla terza edizione, come sempre all'insegna del coinvolgimento di tutti, dai più piccoli agli adulti. Sotto il cielo torinese, illuminato dalle luci d'artista, ritorna il suggestivo presepe di Emanuele Luzzatto in piazza Carlo Felice e il quotidiano appuntamento con il calendario dell'Avvento in piazza Castello, che ricorda ogni giorno alle ore 18 lo scaldire dei giorni che ancora mancano alla vigilia di Natale. All'interno della manifestazione si spazza dagli itinerari culturali dedicati alla magia della rassegna Incanto in collaborazione con il Circolo dei Lettori e fino ai concerti di musica sacra, colta e popolare. Ma gli appuntamenti sono veramente tanti, dunque per consultare il calendario vi rimandiamo al sito www.nataleatorino.it. Ma continuiamo con la musica classica, decimo concerto della stagione per Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, giovedì 12 e venerdì 13 alle ore 20:30 all'Auditorium RAI Arturo Toscalini, direzione d'orchestra affidata a Ivor Bolton con il soprano Silvia Schwarz, il mezzo soprano Olivia Vogt, tenore Jeremy Ovendel, basso Umberto Chiummo, il coro Maghili e Claudio Chiavazza, maestro del coro, tutti impegnati in musiche di Mozart, in particolare la Sinfonia numero 35 in Re maggiore, KV385 Hafner e Franz Schubert, messa in Mi bemolle maggiore D 950 per soli, coro e orchestra. Dunque appuntamento giovedì 12 e venerdì 13 dicembre alle ore 20:30. Altro appuntamento, ultimo, è quello con le lezioni di educazione all'ascolto musicale, saper ascoltare, tenute da Paolo Gallarati. Un ultimo incontro, quello di domenica 15 dicembre alle ore 10:30 all'Auditorium RAI Arturo Toscanini, dove si affronterà la differenza fra tempo cronologico e tempo interiore e il tema della corrosione delle forme nella musica moderna che impongono prospettive di ascolto musicali diverse. Dunque finiamo con la musica leggera, il tour di Max Pezzali arriva a Torino sabato 14 dicembre al Palo Olimpico Isozaki, un tour che segue la pubblicazione del suo ultimo album Max 20, pubblicato lo scorso 4 giugno per Atlantic Warner Music, che contiene anche 5 inediti. E infine ultimo appuntamento, quello con D'Argent D'Amico e Andrea Nardinocchi, che giungono con il loro Double Billing Tour giovedì 19 dicembre all'Hiroshima Mon Amour. E anche per questa puntata è tutto, noi vi ringraziamo per averci seguito e vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Arrivederci dalla redazione web della città.